il dito medio così. Mettete un attimo il dito medio in questo modo. Questo punto dove va a toccare la punta del dito è un punto importantissimo che si chiama Lao Gong. Questo punto è esattamente il punto che deve andare sul Tan Tien, cioè su quest'altro punto di agopuntura, questa cavità che si trova a tre dita sopra un dito. Quindi non metteteci la mano a caso, fate in modo che il punto Lao Kung sia sul punto Chi Hai Tan Tien. L'altra mano, stessa cosa, fate la stessa cosa e sovrapponete questo punto all'altro, in modo che il dorso della mano destra sia ricoperto dal punto Lao Kung della mano sinistra e si vadano a potenziare a vicenda. Rimettiamo tutte e due sul Tan Tien. Poi chiudete gli occhi e poggiate dolcemente la lingua sul palato superiore, la parte dura del palato superiore dietro gli incisivi, come per pronunciare la sillaba La. Da questa posizione iniziamo ad eseguire tre cicli respiratori addominali, quindi trasformiamo la respirazione normale che tradizionalmente è toracica, la facciamo diventare addominale. Quando inspiriamo gonfiamo l'addome e quando espiriamo lo sgonfiamo. Chiudete pure gli occhi che adesso non servono più e solo ascoltate. Inspirare, gonfiare l'addome, espirare, lo sgonfiamo. Cerchiamo di rallentare il respiro. Cerchiamo di andare più lenti. Facciamo anche in modo che il respiro, il ciclo respiratorio, diventi uniforme. Questo significa che l'inspirazione e l'espirazione devono avere la stessa durata. Quando dico shi chi significa inspirare e quando dico uchi significa espirare. Shi chi. Uchi. Shi chi. Uchi. Shi chi. Uchi. Bene, non aprite gli occhi per favore, mantenete la concentrazione, gli occhi sono dei grandi ladri, portano via la nostra attenzione in un istante.